Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Big Vows e oggi con un nuovo Locker Report. Oggi Locker, semplicissimo, 16 persone giuste, per fortuna, così 4 turni, tranquilli. Oggi ho portato l'ultimo mazzo della serie Based, ovvero Eldritch Cyberso, per provare anche questo e vedere quale mi piace di più. E ora ho un problema, sono un po' indeciso tra Based vero e proprio e questo, perché questo è molto molto forte. Proprio per il fatto che ha talmente tante engine che lavorano bene da soli che iniziano a baitare cose all'avversario e poi fai il combo con quello che ti serve. Veramente molto forte, ma partiamo con Locker Report. Primo game ho beccato Prankitz. Non so se gioca ancora Dragoon, sinceramente, però Prankitz in generale. Primo game mi fa full board Prankitz. Inizio a tirare carte per baitare roba. Faccio tutto, rilascio Grifone in campo. Con il token ovviamente, faccio tiro sul tavolo Destiny Fuse, come dire, negami anche questo, andiamo al game 2. E là mi fa, ok, evoco DPE e semplicemente gli spacco l'intera board e non ha avuto più ripartenze. Turno 2, gli faccio falce in turno 2, non l'avevo fatta subito perché me l'aveva negato probabilmente, però non ho riuscito a fare altro e turno dopo gli faccio falce e gli nego, è andata abbastanza liscia. Se mi negavi quella Fusion Destiny, la prima l'avevi vinta. Letteralmente, però vabbè, è un local, ci sta a testare vari eventuali, quindi un buon test. Secondo game ho beccato Sky Striker 60 carte, che di 60 carte sono 45 entrap, 3 raie e qualche magia Sky Striker, giusto per averla. Vinco il dado, inizio a fare la mia combo, mi tira Nibiru, Veiler in perma con DPE, Grifone e Brave Token in campo. Quindi lui fa la sua bellissima combo incredibile, cioè normal, un mostro, special, un antro, Verta Anaconda, DPE e perdo la prima. Secondo game gli faccio... è durata tantissimo. Secondo game riesco a vincerlo, non mi ricordo neanche come, però riesco a vincerlo abbastanza in modo complesso, però comunque riesco a buttargli. Mi pare che non era partito con nessuna entrap, aveva poche carte, quindi faccio falce e compagnia. Ciaone. Invece, terzo game, eravamo arrivati al time, mancavano 5 minuti, parte lui cerca in tutti i modi di fare Kaina, ma in realtà non aveva la possibilità di attivare l'effetto, quindi abbiamo pareggiato. Phew, per fortuna. Io avevo Ogre Ash, mi è toccato tirare Ogre sulla magia dei Brief Token e successivamente Ash su Gamma, visto che giustamente era partito anche con quello e per fortuna avevo Ash, no, avevo perso. Però, vabbè. Pareggio, quindi 1-1, 0. Terzo game, becco Flannerese del deck profile che avete visto ieri nel canale, quindi se volete andare a vedere Flannerese del Salomon God, la trovate nel nostro canale. Vado contro di lui, primo game, giustamente mi tira Shifter, io avevo pescato Magician Soul, Illusion of Chaos, Dracobeck, Akero. Quindi di faccio cerco di fare qualcosa, ma lui aveva già pinguino, la terreno, la trappola per rimbalzare, quindi e Shifter attivo. Ciaone proprio. Mentre... secondo game, lui inizia a mandare in grind, io non riuscivo ad avere un mostro perché io pescavo solo magie e trappole, mentre lui continuava a lupparsi i pinguini. L'aveva perso Riser che se l'era bannato, mi pare, e non riusciva più a riedarselo e tutto il resto. Aveva solo un pinguino che continuava a lupparselo dalle bandite con Tocano e compagnia bella, quindi ok. Sempre io continuo a fare cose ma non riesco mai a chiudere sta caspita di partita e alla fine surrendo perché lui riesce a farmi Zeus e io avevo conquistador settato, pesco sanguine, allora fanculo, cioè scusa. E ho pescato Antispell, Dracobeck, ho pescato magia del cazzo e ho perso perché ho pescato sanguine con conquistador quando lui aveva fatto Zeus, GG. E vabbè, è andata, 1-1-1, ultimo game, becco PK, Brave Token. Primo game fa combo, gli faccio Droll, lui mi fa TTT, mi guarda la mano, mi mette via Impermanence, fa Verta Anaconda, set 2 pass, lui fa in standby, effetto DPE, spacco la settata e mi spacca ed era falce, evoca falce. Turno dopo pesca, aveva il token dei Brave Token in campo, pesca, effetto in main, special Grifone. Ma porca puttana, tutte le pescate. Porca miseria. E quindi perdo e non c'è un cazzo contro un DPE falce. Ho settato uno, spacco, abito, è molto facile vincere. Secondo game riesco a vincere, faccio io falce stavolta. Lui non era partito benissimo, aveva 0 entrap da quello che ho visto, quindi non aveva granché. Terzo game va lui, aveva soltanto i Brave Token, mi fa Grifone e passa. Vado io, inizio un po' di combo, poi tagli le cose.
riesco a fare DPE, gioco un po', non riuscivo mai a pescare una caspita. Avevo un Lord al cimitero, non pescavo una magia per evocarlo, caspita, non riuscivo a fare niente. A questo punto va lui, mi fa Dark, mi ruba il mio DPE, porca puttana, vabbè. DPE inizia a rompermi le scatole, il mio stesso DPE, DG. Io inizio a fare cose, tento a, cerco per evitargli quel caspita di DPE, faccio un po' di casino. E dopodiché faccio, riesco a spaccargli il DPE, farmelo mio, ritorno al mio campo, pesco spolverino, Zirkan, Lord Special e vitto, vaffanculo va. Ci ho messo veramente un sacco e soprattutto ho mangiato tutto l'extra deck per togliermi quel caspita di DPE maledetto dal campo, però alla fine ce l'ho fatta. Per fortuna lui non ha pescato niente, grazie al cielo. Comunque, 2-1-1, sono arrivato quarto. Neanche male, vuol dire che gli altri hanno proprio avuto, sono stati un po' pessimi, però tanti pareggi, della verità. E in ogni caso, 4 buste, neanche male. Allora, io ho giocato sempre il solito mazzo, perché non c'ho voglia di imparare qualcosa di nuovo. Anche perché i Blade Token li gioco io, i DPE li gioco io, il Falce la gioco io, questo la gioco io. Dovrei giocare, cioè dovrei comprarmi 3 spell di Thunderizz e montarmi in Thunderizz, ma non c'ho voglia. Allora, primo turno vado contro Virovor. G1 apro con Ogre. Virovo che è gialla. Poi mi sono preso anche Ash. Non avevo una monoplay, avevo perso. G2 vinco miracolosamente. Vabbè, ho fatto una mossa un po' ose che mi ha lasciato fare il mio opponente. Vabbè, è partito triste anche lui. G3 gli ho fatto Desire, ho fatto Draw, non aveva 2 nomi in mano, aveva Cataclisma, aveva crollo gravitazionale, non avevo modo per evocare un sincro. So sad e l'ho ucciso malissimo. Turno 2 vado contro Flanderiz. G1 parto il dado. Category second, ha pescato solo in perma. Avventura, avvento dell'avventura. G2 Shifter Collector. Una parte del mio mazzo non può giocare sotto Shifter, l'altra parte del mio mazzo non può giocare sotto Token Collector. Se metti insieme le cose è facile capire com'è andata la partita. Non potevo giocare con i Tei, non potevo giocare con i Swolso, che cazzo devo fare? Concedo. No, non ho concesso, però ho perso. Terzo turno vado contro Striker, molto simpatico, che vabbè, G1 mi fa ogre su Fibax, chiudo con Berserker, Long Yang e Ash in mano, che era la parte più importante, e vabbè, ci sciao. Vabbè, simpatico. Poi G2 mi manda primo. Gli faccio la stessa combo in bocca praticamente. No, però stavolta avevo Baron the Floor. Cosmic Cyclone sulla trina dei Sky Striker. Ho vinto lo stesso. Non aveva niente. Non aveva già fatto, aveva fatto cagare come primo nick. Quindi non mi dovevo neanche preoccupare di engage. E boh, era preso roll. Faceva best. Se mi fa Destiny Fusion, alla peggio c'è Shao in campo che lo baita. Quindi. Ultimo turno. Vado contro PK. PK per i token. Cioè, nel senso PK. Quello forte, ecco, non quello scarso. Quello che non perde la lancia tendenzialmente. Primo turno, perdo il dado, vedo la mia mano. Il mio avversario poteva soltanto concedere. Neanche se aveva. Se mi usciva la quarta imperma sul tavolo, facevo. Avevo una mano che poker in compensa era un bel full house da 2 adara a 3 imperma. Vabbè, almeno 3 imperma dicevo, vabbè, almeno hai beccato l'entra che puoi tirare sempre, quindi la migliore, insomma. Infatti fra un po' lo ottavo, però mi sono preso Nibiru e verte la conda di tuo dragon, divertente. G2 vado io, faccio Chao Feng, mi prendo Ghost Mourner. Sa cosa avrà in mano il mio avversario dopo aver fatto Ghost Mourner su Chao Feng? Non lo so. Ci sciao. Sento la trappola, end my face, Nibiru, Long Yang dalla mano. Rimbalzo Nibiru con Vissuta, che ormai è la play che faccio sempre. Cioè, sembra ormai che rimbalzare Nibiru con Vissuta è la cosa che bisogna far sempre. Non è mai sbagliato rimbalzare Nibiru con Vissuta, perché è un 3000 che ti va sopra tutto il campo. E soprattutto è un link, è un mostro per farci verte il cazzo alla conda. Quindi no, non va bene. E vabbè, gli rimbalzo Nibiru, faccio Long Yang contro. Tanto aveva fatto la polimerizzazione come prima cosa praticamente. Quindi sapevo di non dovermi preoccupare di niente, perché non avevo un modo per andare sopra Long Yang con la trappola dietro. Io sapevo, ero là così, fiero, tranquillo, con la convinzione che lui non potesse in nessun modo. Sto facendo delle giocate di merda che morivano dalla trappola per autarmi un token con 3000 di difesa e 5000 d'attacco. Allora lui intanto faceva le sue combine, faceva robe, e io ero là tranquillo. Infatti non è riuscito a autarmi Long Yang. Le ho sparato via tutte le play. Lui ha fatto la fusione a cazzo, che si era recuperato di uccello. Fa wash, reborno, cane, uccello. Fa effetto cane, reborno 1. Fa cane, banno il gatto dal cimitero. Vabbè,
sapendo che aveva Nibiru in mano, no, l'aveva bandito di Roxy, però ha fatto intendere con molta delicatezza che ne aveva pescato un altro. Cioè, più o meno la delicatezza è stata: ma me la qui basta questa carta di merda! E ecco, ne ha tolto un altro, perché continua a pescare Nibiru di Nibiru? Ecco, questa più o meno è stata la delicatezza del mio avversario. Più o meno questa è stata la scena. Io col mio intuito dedotto che avevo un altro Nibiru in mano. Il tuo intuito non sbaglia mai. Il mio intuito è raro che sbagli, soprattutto in questo. Anche se era molto labile, però il mio intuito non sbaglia mai. E vabbè, ho giocato contro Nibiru facendo semplicemente Special Ecclesia, Special Long Yang, Baron de Flor, sapevo che aveva solo Nibiru in mano perché l'altra carta la conoscevo. Baron de Flor, Ecclesia, Banno, Baxia, spinno i due cazzo di Prankit indistruttibili, e indistruttibili sia la battaglia che ad effetti, ma non i rimescolabili da Baxia. Un farà Baxia, rimescolo, distruggo il Blade Token con la puttana, attacco diretto, mancava un minuto al time, io faccio, guarda che io sido per un minuto perché non me ne frega un cazzo e non voglio perdere. Poi, piuttosto vediamo chi vince, aspettiamo i premi. Vabbè, chi arrivi in più alto? Tu. Ho vinto io. Ho vinto io. E vabbè, niente, ho chiuso 3-1, dai, facciamo, sì dai, un 3-1 sia per me che per l'altro. E avevo fatto tre buste con lui, quindi 3-3, e poi, vabbè, divertente. Beh, bel mazzo su Soul, Flanderiz, tumore, ma vabbè. Comunque, per questo local report è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. State in bambia, ci iscrivete al canale, campanellina. E dobbiamo far uscire una Ballis Prediction prima o poi, perché la Konami non ha detto quando la fa uscire, però. Andrebbe uscire a maggio. Siamo là, eh. Comunque, come al solito, show it.